sipario sulla festa di San Fermino, edizione 2024. L'evento, firmato Pro Loco e Comune, che ancora una volta ha centrato l'obiettivo, è regalato un autunno fatto di musica, divertimento, buona tavola, tradizioni e molto altro ancora. L'epilogo è andato in scena domenica 13 ottobre, con una giornata decisamente intensa, la quale ha messo la parola fine a una decina di giorni, dove l'organizzazione ha cercato di dare spazio a tanti argomenti, temi e attività diverse. L'immancabile processione, dedicata al santo patrono pertusiese, che ha fatto seguito alla Santa Messa, è andata in scena in mattinata nel piazzale antistante lo storico santuario, è stata una delle molte iniziative che hanno caratterizzato un fine settimana ricco. Spazio alla mostra dell'artigianato nella giornata di chiusura dell'iniziativa Alto Canavesana, alla conclusione dell'11ª mostra concorso a livello nazionale, dedicata ai fischietti, alla sfilata delle auto storiche, allestita grazie alla collaborazione con il Rotary Torino, Contemporanea e la RACI, nonché alla bella e ormai immancabile rassegna canora presentata da Sonia De Castelli e Piero Montanaro, che ha portato sul palco di Pertusio tanti artisti conosciuti e amati. Agli ospiti presenti, da segnalare il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il quale solo qualche giorno prima era stato premiato a Torino proprio da Pro Loco amministrazione comunale con il Tupin d'Or, riconoscimento speciale alla sua prima edizione. Da rimarcare poi il grande successo della serata del venerdì con la cena della Bagna Cauda, un momento condiviso e partecipato che negli anni è diventato appuntamento imprescindibile e che ha permesso proprio alla piccola cittadina del Canavese di meritarsi il titolo di paese della Bagna Cauda, nella provincia torinese. Tirando le somme, dopo che a Pertusio, oppure letteratura, teatro, zootecnica, associazionismo, sport e spazio per i più piccini, hanno dal 4 ottobre in avanti tenuto desto l'interesse, va detto che questa edizione della festa di San Firmino può essere archiviata in maniera molto positiva. Intanto, anche se stanchi ma soddisfatti, gli organizzatori già pensano a come rendere ancora più ricca l'edizione del 2025.